Ma voi avete mai sentito parlare di RC? Ci avete mai chattato? Vediamo insieme di che si tratta. Sigla. Benvenuti pinguini in questo primo episodio di FK Storia. Il pezzo di storia che vi voglio portare oggi è IRC, ma prima di cominciare vorrei ricordarvi di iscrivervi al canale e di cliccare la campanellina così che quando caricherò un nuovo video voi riceverete una notifica sul vostro cellulare. Adesso andiamo a spiegare cos'è IRC. The Internet Relay Chat è un sistema di messaggistica istantanea, solamente testuale. Non è come quelli moderni di oggi, come WhatsApp o Telegram con le GIF, con gli audiomessaggi, tutte queste cose belle che abbiamo oggi. Il modo con cui IRC funzionava non era molto diverso da, per esempio, Discord. Ti collegavi al tuo server preferito, sceglievi un nickname, entravi nei canali, ti aggiungevi alla discussione, mandavi messaggi privati, insomma, non è nulla di nuovo. Però questa cosa accadeva parecchi anni fa. Questo servizio di chat andava molto di moda, fino agli anni 2000, dopodiché è andato sempre scemando e adesso è pressoché poco utilizzato, anche se poi non è propriamente così. Ma ci arriviamo là. Prima iniziamo col parlare di come si è iniziato questo baluardo di internet. Tutto nacque in Finlandia, terra di Babbo Natale e del cazzo merda. Nel lontano 1988, Babbo Natale ci ha portati in quell'anno uno dei sistemi di messaggistica, anzi un prototipo di quello che sarebbe stato uno dei sistemi di messaggistica più famosi che ha dominato più di un decennio internet. Tutto nacque quando lo sbarbadello Jarkko o Jarkko o Ari... o come si legge? Oikarinen. Jarkko Oikarinen, scusate. All'epoca poco più di un ventenne, lavorava presso l'università di Oulu. E all'epoca non c'erano molti sistemi per comunicare con gli altri online. E infatti lui si era rotto proprio il di quello che l'epoca offriva, cioè il BBS, le Usenet. E quindi lui cosa ha detto? Prendo le Usenet, prendo le BBS e faccio un servizio nuovo che unisce il meglio di entrambi i mondi. In brevissimo tempo lui scrisse il codice per il primo server IRC che mise nella sua università. Però lui non fece questa impresa da solo, venne aiutato da un altro amico, Jyrki Kopula, che tra le altre cose cercò di convincere Jarkko a supplicare l'università a rilasciare il codice sorgente di questo proto server IRC. Lui parlò con l'università e l'università acconsentì. E infatti in pochissimo tempo se erano sparsi i server IRC non solo in tutta la Finlandia, in Europa e anche nel Nord America. Tutti erano impazziti per IRC, però è meglio contestualizzare cosa significa tutti nel 1988. Ad oggi circa il 60% della popolazione usa internet. Nel 1988 solamente il 0.05% della popolazione era connessa a internet, che, paragonata alla popolazione mondiale di quegli anni, arriviamo a un conteggio di circa 2 milioni e mezzo di persone che si collegavano a internet. Per l'epoca erano numeri grandissimi, in un'epoca in cui internet era utilizzato da pressoché università e altri enti, non era in casa delle persone, come oggi. IRC fu talmente una rivoluzione che nel 1991, quando ci fu il colpo di Stato in Unione Sovietica a causa di un blackout delle comunicazioni, IRC fu utilizzato come sistema per raccontare la storia che stava accadendo in quegli anni in Unione Sovietica. Nonostante il successo, IRC in quell'epoca, comunque ricordiamoci che era, come ho detto poco fa, un proto IRC, aveva dei problemini che man mano andavano sistemati. Uno dei successori di IRC fu Undernet, che tra le varie innovazioni che portava era un uso più efficiente della banda. Ricordiamoci, in un'epoca in cui internet era lentissimo, era fondamentale risparmiare sulla trasmissione di dati. Nel 94 abbiamo Dannet che estendeva Undernet, che aggiungeva altre misure di sicurezza e permetteva anche all'utente di utilizzare nickname più lunghi. Dopo tutta una serie di vicissitudini, persone che litigano e chi più ne ha che più ne metta, nel 96 nasce IRC come lo conosciamo oggi, che tra le altre migliorie che conteneva, tipo crittografia, includeva anche dei servizi gestiti da bot, ChanServe, NickServe, che permettevano agli utenti di registrare nickname o i canali. Ma questi server come erano organizzati? E adesso te lo spiego, piccolo impertinente. Un server o una rete di server era amministrata da quelli che erano definiti IRC OP o operatori IRC. Poi ogni server aveva una lista di canali e ogni canale aveva i propri operatori, che erano contraddistinti da una chiocciolina che potevano buttarti fuori in maniera temporale, ovvero kickarti, oppure bannarti, che era una soluzione più o meno permanente, anche se comunque era sempre possibile rientrare.
Una cosa interessante è che il primo simbolo di ogni canale era il simbolo del cancelletto, dell'hashtag. E voi che pensavate che era stato inventato da Twitter? No, in realtà gli sviluppatori di Twitter infatti si basarono sull'esperienza di RC. Ma alla fine la gente che ci faceva su RC? Nulla di diverso di quello che ci fanno oggi le persone su Telegram o WhatsApp. Chattavi, ti divertivi, parlavi con le persone, condividevi interessi, file, e potevi anche fare dei giochi, seppur in maniera testuale. Tuttavia, come qualsiasi luogo di internet, IRC veniva utilizzato anche per scopi, diciamo, leggermente illeciti, come la condivisione di materiali protetti dal diritto d'autore, come musica, film, giochi, programmi, c'era di tutto e di più. Tutto era organizzatissimo mediante dei sistemi di bot ai quali si mandavano messaggi in privato con dei comandi specifici e tu potevi guardare la lista dei prodotti. Quindi sceglievi il prodotto che ti piaceva di più, ti mettevi in coda e aspettavi. Quando arrivava il tuo turno, ti arrivava. Poi succedevano altre cose strane, i takeover dove le persone prendevano possesso dei canali, non loro, insomma, era tutto un casino, come tutte le cose di internet. Io ho un ricordo bellissimo di RC. Io mi collegavo a un server in cui c'era un canale di fan di Dragon Ball, perché io guardavo Dragon Ball. Allora, una cosa che mi potete chiedere è: ma perché ci parli di questa cosa di RC che non lo sa più nessuno? E in realtà non è proprio così. Sapete chi usa una versione modificata, adattata per i propri servizi di RC? Twitch! Esatto, le chat di Twitch sono fortemente basate su RC. Ma voi avete mai utilizzato o ne avete mai sentito parlare di RC? Scrivetemelo nei commenti. Se questo video vi è piaciuto, non fare il leone marino e lasciami un like. Ti ricordo inoltre di iscriverti al canale, di cliccare la campanellina. E ci vediamo col prossimo video.